E se questo video, ragazzi, raggiunge i 25.000 mi piace, mi compro un wallpaper su tutto il muro di Travis Scott. In breve direte cosa è successo, Harry, non lo so. Beh, ve lo dico subito. È uscito il panino di Travis al McDonald's. Più che panino direi proprio il menù di Travis Scott. E quindi oggi lo andremo a provare. Ovviamente non sarò da solo, sarò con Tati. Sono stracommentato perché, ragazzi, non lo, voi non lo sapete, magari su YouTube non la faccio vedere molto questa passione, ma sono un fanboy accanito di Travis Scott. Cioè, negli ultimi anni ho iniziato ad amarlo sempre di più come stile di vita, come proprio come un idolo lo prendo. Un esempio, perché è partito praticamente da niente ed è riuscito a creare tutto questo, a collaborare con Nike, a collaborare con McDonald's, con Fortnite, con Netflix. Per quanto riguarda McDonald's c'era stato solamente Michael Jordan, se non mi sbaglio, che era riuscito a collaborare per creare appunto un panino. E dopo, se non sbaglio, 18 anni c'è riuscito lui. E quindi GG per Travis. Cioè, giusto per farvi capire, i ragazzi alla mia età come sfondo del telefono avranno la fidanzata, la figa. Io invece no, c'ho Cactus Jack, che sarebbe tipo l'etichetta di Travis. E se questo video, ragazzi, raggiunge i 25.000 mi piace, mi compro un wallpaper su tutto il muro di Travis Scott. E tra l'altro Travis Scott per l'occasione ha rilasciato anche del merch, come vedete. Cioè, ci sono un botto di magliette strafighe. Secondo me la più bella è la felpa così fatta marrone con dietro brand new Cactus Pack, just for $6. Quindi capite la potenza che ha quest'uomo. Ovviamente per l'occasione usiamo questa maglietta. Bicentennial man, put the city on slam. She comes in with rams, and she didn't care. Don't you open up that window? Ok, ok, momento fanboy finito. È arrivato anche Tati. Tati, ti faccio vedere oggi cosa andiamo a mangiare. Guarda qua. Ah, se c'è quello lo mangio, Harry. Ovviamente devi mangiarlo. C'è il video fatto su questo. È il panino di Travis Scott. Tati, che fai? Non te lo mangi? Se di Travis Scott lo mangi. Hai fame? Beh, un pochettino, sì, Harry. E allora andiamo al Mac. Sun is down, freezing cold, that's how we already know. Dati, non vedo niente di Travis. Adesso chiediamo, Harry. Ciao. Ciao. È possibile avere un menù Travis Scott? Lo so. Non c'è quello del cheese, noi non ce l'abbiamo. Non c'è quello? No. No. Proprio in Italia. In Italia proprio? Ma uscirà. Per me. McChicken, però senza cipolla. McChicken menù? Sì. Coca-Cola? No, acqua. Per me. Posso aggiungere anche nuggets? Sei, no? Dove vedi? Siamo 6. Per me un Grand Crispy McBacon. Ci sono salse dentro? Certo. Quali? Con salsa. Ok. Sì, sì, menù. Zero. Okay. Boh, a posto? A posto, ok. Ah, però aspetta, ragazzi, abbiamo preso il Mac, ma non c'era quello che volevo. Travis, mi hai deluso. Perché non l'hai fatto in Italia? Perché solo in America si fanno queste cose fighe? Io mi chiedo il perché. Perché? Visto che Travis non ci ha graziato, vi facciamo vedere cosa abbiamo preso, ragazzi. Le patatine. Ma cosa ti hai detto, Tati? Che in Italia lo metteranno? No. Non lo so. C'è un cazzo questo. McChicken e nuggets. Viva il pollo. Viva il pollo. Mi tocca mangiare un Grand Crispy McBacon. Volevo quello di Travis. C'era dentro i citrolini, la cipolla, il bacon con la Sprite. Vabbè. Accontenta di a mangio, Harry. Siamo in Italia. Sono contento. Facciamo così, dopo questo video scriviamo direttamente a Travis. Raga, questo video ti farò arrivare a Travis. È impossibile, però. Anzi no. Beh. Al McDonald's. No, no, Italia Travis, a Travis. Ma è più semplice McDonald's Italia, dico. Dici? Comunque, per la prima volta, quando mangio un panino dal Mac, non sono contento. Davvero deluso. Io l'ho tutto commentato. 2 settimane che aspettavo questo momento. Arrivo, non c'era niente. Grazie a Travis. Ti sei soddisfatto? Ah, ti dico la verità, no, perché preferivo provare il menù di Travis Scott, già che comunque io il Mac non è che... Già
giacche. Dove cazzo ne hai tirato fuori giacche? Volevo provare il Travis Scott Mac. Ragazzi, sono della stessa idea di Tati, nel senso che, cioè, io vi ho detto, ero fomentato da 2 settimane per sto menu di Travis al McDonald's. Arriviamo e non c'è. Boh, Travis, mi hai deluso veramente. Fate arrivare questo video a McDonald's Italia, ragazzi, mi raccomando. Comunque oggi è un giorno di merda. Caffettino di Travis Scott? Questo è il caffè di Travis Scott. Se non so neanche cos'è il caffè in America, probabilmente. Schifo il caffè in America. Ragazzi, stiamo tornando a casa. Come molto delusi, Tati. Prossima volta, guarda. Prossima volta andiamo in America. Forza. Direi. È la soluzione migliore. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto lo stesso. Spero che sia riuscito a intrattenervi nel migliore dei modi, anche se comunque non siamo riusciti a portare a termine l'obiettivo che avevamo, ovviamente non per colpa nostra. Comunque ragazzi, mi raccomando, 25.000 mi piace per altri vlog del genere. Iscrivetevi ragazzi al canale se vi piace Travis Scott, e dobbiamo arrivare per forza a 500.000 iscritti prima della fine dell'anno. Attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non l'ha fatto. Che ragazzi, qui dai, arrivate tutto. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepared.